Grazie, ma io ringrazio e completerò l'intervento della mia collega entrando un po' più nel dettaglio sulla specifica questione delle due delibere in oggetto. Però vorrei cominciare raccontando anche un aneddoto un po' personale, cioè, per quanto io sia una persona convintamente ecologista, quando ho cominciato a fare politica nell'allora movimento degli amici di Beppe Grillo, fui stupito da quanto interesse ci fosse per la tematica dei rifiuti, degli inceneritori, insomma di tutto il problema relativo allo smaltimento dei rifiuti. E in effetti, all'epoca poteva sembrare forse un tema secondario rispetto a grandi problemi come l'economia e così via, però credo che questa vicenda invece dimostri come lo smaltimento dei rifiuti è forse il maggior problema delle città moderne e quello che rischia di renderle insostenibili, perché da tutta questa vicenda, come dettaglierò poi anche nel seguito dell'intervento, si ha l'impressione che stia diventando sempre più insostenibile riuscire a smaltire la quantità di rifiuti che noi creiamo con le risorse economiche che noi abbiamo a disposizione. E questo, se questo fenomeno continuasse a verificarsi, e quindi la discrepanza tra le risorse che possiamo metterci e quello che costa smaltire i rifiuti continuasse a aumentare, dovremmo veramente riflettere sul fatto che le città diventano insostenibili. Quindi questo diventa veramente un problema di vita o di morte per la civiltà urbana. Nello specifico però crediamo che ci sarebbe molto che si può fare per migliorare la situazione, quindi per ridurre i costi dello trattamento dei rifiuti, renderli economicamente sostenibili e quindi su questo basiamo anche la nostra opposizione a queste delibere. In particolare comincerei dal piano finanziario. Il problema fondamentale del piano finanziario non è tanto l'articolazione specifica al suo interno, è il totale, cioè la somma totale dei costi di smaltimento dei rifiuti che sono troppo elevati, perché basta un semplice conto della serva per accorgersi che a Torino smaltire 1 chilo di rifiuti costa, mettendo insieme differenziati e indifferenziati, circa 40 centesimi di euro al chilo. Quindi ogni volta che noi buttiamo 1 chilo di qualcosa, di fatto contribuiamo a un costo di 40 centesimi, che è un costo significativo. Per cui forse detto in questo modo sarebbe anche più facile far capire alla gente quanto è importante non generare rifiuti. Però l'unica cosa che si può fare a questo punto per arrivare veramente a migliorare la situazione nelle tasche dei cittadini è ridurre questi costi. E il problema è che questi costi elevati derivano da errori che sono stati fatti nella politica di gestione dei rifiuti in questa città. Perché noi consideriamo un errore sicuramente quello di non aver investito abbastanza sull'incremento della raccolta differenziata porta a porta e aver invece investito mezzo miliardo di euro per costruire un inceneritore. Per cui con tutte le osservazioni che possiamo anche comprendere sui tempi, sulle necessità, però di fatto l'inceneritore è una soluzione obsoleta, è una soluzione che non risolve il problema perché in realtà brucia i rifiuti invece di arrivare a valorizzarli in qualche modo, per cui non è la risposta al problema dei rifiuti e sostanzialmente ha incrementato significativamente il costo dello smaltimento dei rifiuti in questa città, visto che per portarli in discarica spendevamo 72 euro a tonnellata, mentre adesso noi per portarli al Gerbido ne spendiamo un centinaio e in più lo Stato ce ne mette un altro centinaio sotto forma dei certificati verdi, sempre per ogni tonnellata, per cui se poi come si comincia a dire, come pare, c'è tutto anni che va avanti questa discussione, succederà che al Gerbido poi non verranno più concessi i certificati verdi, mi aspetto che poi il gestore dell'impianto verrà a chiedere a noi un ulteriore aumento del costo di smaltimento dei rifiuti, quindi finiremo per pagare molto di più di quello che ci costava smaltirli in una discarica, con tutto che le discariche sono il metodo meno indicato, quindi nessuno vuole riaprire le discariche, però è innegabile che questo aumento fortissimo dei costi dei rifiuti che c'è stato in questi anni è legato anche a questa scelta di costruire un inceneritore e quindi alla fine poi tutti i nodi vengono al pettine e questo si ripercuote, poi però purtroppo si ripercuote sui cittadini che poi pagano alla fine a piedi lista il costo del servizio e questo è un altro problema perché noi siamo sostanzialmente prigionieri di Amiat. E quindi è anche un bel dire all'assessore, giustamente, che abbiamo fatto il bando e non si è presentato nessuno e alla fine gli unici che lo fanno sono Amiat a quel prezzo lì. Però siamo anche in una situazione in cui oggettivamente non si capisce come un operatore esterno potrebbe di punto in bianco arrivare in questa città e a maggior ragione adesso che l'inceneritore è anche posseduto dallo stesso gruppo Iren che possiede anche Amiat, quindi avendo violato anche i principi di separazione tra la raccolta e lo smaltimento, non si capisce come farebbe un operatore diverso a venire qui sperando di poter costruire anche solo un meccanismo che si regge in piedi economicamente, non dico guadagnarci. Per cui di fatto siamo legati mani e piedi e quindi noi scontiamo intanto il fatto che Amiat, dopo averla venduta, è in mano a Iren, la quale ha un debito di 2 miliardi e mezzo di euro, quindi sicuramente non può farci favori, non può farci economie e non può farci sconti. E poi comunque il fatto che Amiat è una società che è stata gestita notoriamente con costi elevati, con sprechi, in maniera come sono state gestite tutte le società partecipate di questo comune. Per cui voglio dire, la querela sugli stipendi anche degli amministratori è cosa recente, poi adesso vedremo se con la privatizzazione almeno questo appunto sarà risolto definitivamente, no?
certo è una privatizzazione a metà, perché poi di fatto il proprietario è di nuovo un'azienda controllata dalla politica. Comunque, sostanzialmente questo è un altro problema fondamentale, perché noi siamo appunto prigionieri di questa scelta e siamo anche un po', se volete, prigionieri del costo elevato che ha riscuotere questa tassa, perché scoprire che il 20% del costo totale di 200 milioni di fatto va nei costi di riscossione, per Soris, eccetera, forse possiamo anche collare una parte dei nostri cittadini che non pagano tanto volentieri o forse non hanno più i soldi per pagare, però anche questa è una questione che dovrebbe farci riflettere, quindi forse capire anche su questo come intervenire su questo punto, tenendo conto che poi se vogliamo ridurre i costi in futuro e quindi abbassare la TARES servono degli investimenti, perché l'unica via è riuscire a da una parte a ridurre i costi di smaltimento e i costi operativi della raccolta, ma anche a aumentare i ricavi, quindi a incrementare quello che riusciamo a ricevere dalla valorizzazione del rifiuto, e per poter incrementare questo ricavo bisogna che il rifiuto sia differenziato in qualità sempre migliore, e quindi di fatto bisogna investire sui sistemi di raccolta porta a porta e sui sistemi di differenziazione. Poi ci sarebbero anche molte tecnologie interessanti, quelli di trattamento meccanico biologico, quelli di separazione meccanizzata delle diverse componenti, quindi non si deve neanche più richiedere ai cittadini di differenziare loro i materiali, cioè volendo investire in questa direzione, che tra l'altro è una direzione che crea posti di lavoro sul territorio, e a differenza dell'inceneritore, che è un grosso investimento in un'enorme caldaia impianto che con pochi posti di lavoro, creano anche posti di lavoro concretamente sul territorio, però adesso a questo punto si pone il problema di come trovare le risorse per investire in questa direzione. Noi su questo abbiamo fatto una proposta, perché comunque pur essendo prigionieri di Amiat, noi chiediamo che si debba chiedere ad Amiat in questa fase un sacrificio, un'analisi dei costi, e quindi noi abbiamo presentato una mozione di accompagnamento, la prima, la quale chiede semplicemente all'amministrazione di andare a chiedere al gestore del servizio dei rifiuti di preparare una propria spending review, quindi di farsi un po' un'analisi di tutto quello che spende e di dirci se e come secondo loro riescono a tagliare i costi del 10% in 3 anni, oppure o tagliare i costi o anche aumentare i ricavi, quindi in questo modo comunque arrivare a un costo netto che cala del 10% in 3 anni. Poi è chiaro che il gestore probabilmente a questo punto, oltretutto essendo anche in mano a un'altra società, ci potrebbe anche rispondere picche, però voglio dire, credo che sia doveroso in questo momento che il Consiglio Comunale si esprima, che la città di Torino chieda come fanno un sacrificio tutte le famiglie che dovranno pagare questa TARES e tutte le aziende che dovranno pagarla e cercano di tagliare i costi dove possibile. Non è accettabile che chi gestisce il servizio dei rifiuti, sapendo che tanto sarà pagato a piedi lista, possa far crescere i costi senza controllo, e quindi è necessario che la città vada a negoziare questi costi e dirgli va bene, tu gestisci il servizio, ma fammi delle proposte per ridurre i tuoi costi in modo che io possa poi ridurre l'impatto della TARES sui cittadini e sulle aziende. Veniamo poi invece alla seconda delibera, che è quella delle tariffe. Quella delle tariffe che vedono sostanzialmente un aumento, e vabbè, questo lo sappiamo tutti, un aumento che è molto diversificato, c'è anche chi spende qualcosa in meno, tipo i single, però per le famiglie numerose e per certe categorie di aziende l'aumento è significativo. Per cui a questo punto, torniamo al problema di prima, però vorremmo ribadire una questione. Intanto la questione è che gli aumenti non possono essere fatti all'infinito, cioè abbiamo un bel dire che riprendendo l'analisi dei costi dal basso e costruendo tutto un modello che la ripartisce, eccetera, si arriva a quella cifra lì, e quindi è giusto che chi ha un ristorante paghi quella cifra lì. Però poi c'è una questione di sostenibilità dall'alto, cioè in qualunque modo io ho calcolato la cifra che vado a chiedere all'azienda piuttosto che alla famiglia, se l'azienda o la famiglia quei soldi non li hanno, se li può permettere, non se li può permettere. Quindi è inutile andargli a chiedere, anzi, io ho capito anche lì la difesa fatta da una parte della maggioranza, anche in commissione, dicendo già le famiglie sono tartassate, non possiamo abbassare i costi per le aziende, la capisco perché ci sono tante famiglie in difficoltà, però continuo a ribadire il fatto che se alla fine il costo che carichiamo sulle aziende per non caricare le famiglie ammazza le aziende, il risultato è che l'anno prossimo ci saranno più famiglie in difficoltà perché alcuni hanno perso il lavoro e ci saranno meno soldi, meno gettito fiscale con cui aiutare le famiglie in difficoltà, per cui bisogna anche stare un po' attenti. Si parte un po' spesso, specialmente dalla parte del centro-sinistra, con quest'idea che sulle aziende si possa caricare più o meno qualunque tipo di tassazione, tanto le aziende hanno un sacco di soldi, l'imprenditore gira col macchinone e magari anche un po' ogni tanto evade, questo l'ho anche sentito dire in commissione, insomma, comunque, e questo non è più vero, cioè, magari è uno stereotipo, magari anche fondato sulla realtà dell'Italia di 30 anni fa, no? Ma al giorno d'oggi ci sarà sicuramente gli imprenditori che navigano nell'oro e magari non pagano tutte le tasse, ma ci sono tantissimi imprenditori che non hanno più una lira, che anzi ci mettono dell'oro per tenere in piedi le aziende e non hanno la possibilità di continuare ad aumentare i costi all'infinito senza chiudere l'azienda, per cui forse sarebbe il caso di aggiornare un po' anche gli stereotipi a cui ci si riferisce quando si fanno le analisi politiche. Comunque il problema finale è che sostanzialmente questa è una coperta corta e in più che non è equa, perché comunque l'unico modo equo di far pagare i rifiuti è che ognuno paghi per il servizio che usa, e quindi arrivare a trovare il modo per cui ognuno
a livello di famiglie probabilmente si riesce a fare a livello condominiale come l'acqua, a livello di utenze domestiche e non domestiche anche una per una, ma di pesare la quantità di rifiuti conseriti, misurare il volume, ci sono tanti metodi, tante tecnologie già in utilizzo per sapere esattamente quanti rifiuti di ciascun tipo ognuno conferisce. Ci sono già anche in uso alcuni anche in comuni della provincia di Torino, non è che dobbiamo andare tanto lontano, se no c'è a Trento, in Trentino, ci sono tante sperimentazioni. C'è chi dà i sacchetti e conta il numero di sacchetti che vengono conferiti, c'è chi mette un chip che quindi apre il cassonetto, registro che hai aperto tu il cassonetto con la tua tessera, c'è chi pesa decisamente, c'è il cassonetto che pesa, ovviamente ci vanno degli investimenti in tecnologia, non è una roba che fai domani mattina, però è quella la direzione in cui dobbiamo andare, perché alla fine quella è l'unica cosa equa che toglie ogni arma anche a chi vuole lamentarsi, magari senza neanche averne tanto la ragione. Per cui se alla fine io misuro quello che produco, alla fine pago per quello che devo e in più oltretutto ho un forte incentivo a non produrre, quindi alla fine abbassi i costi di tutti, mentre col sistema attuale io ho incentivo a produrre tutta l'immondizia che voglio, perché tanto alla fine non me ne viene niente in tasca, quindi purtroppo conoscendo l'utilitarismo delle persone funziona che poi alla fine la gente butta via qualunque cosa, tanto per loro è indifferente. E quindi veramente se vogliamo arrivare a lungo termine a ridurre il peso della TARES, l'unica è riuscire ad arrivare a un sistema di tariffazione puntuale, uno per uno, di quello che viene conferito. E quindi noi tra l'altro l'avevamo chiesto nella mozione che è stata approvata, però purtroppo la maggioranza ha eliminato quella parte, però noi ritorniamo alla carica e cercheremo di convincervi che bisogna sperimentare dei metodi per arrivare alla tariffazione puntuale e al pagamento puntuale per quanto ognuno produce. Avviarmi verso la fine, sì, l'altra questione è quella della ripartizione fra le utenze domestiche e non domestiche, qui anche a me sembra strano onestamente questo 54-46 che è venuto fuori perché non è in linea con niente, non è in linea con gli altri comuni, non è in linea con l'Europa, per cui insomma va bene, nel senso che non possiamo che prenderlo così, segnaliamo che questi famosi studi che abbiamo avuto con tanta fatica sarebbero sicuramente da aggiornare, questo è tra l'altro l'oggetto di un'altra mozione, della seconda mozione che abbiamo presentato, perché anche se magari i dati vengono aggiornati anno per anno, però l'impianto dello studio risale magari a 12 anni fa e quindi anche aggiornando i dati non è detto che però lo studio continui a funzionare, quindi comunque ci vorrebbe, se intendiamo proseguire su questa strada, perlomeno una revisione generale dell'impianto di questi studi, alcuni sono addirittura del 2000, del 2001 insomma, e in più ci vorrebbe un po' di trasparenza, perché è stato veramente un po' questo tira e molla sull'avere lo studio un po' triste, ed è soprattutto molto triste in particolare per un sostenitore del bene comune sentirsi dire che questi studi alla fine te li do ma non devono circolare perché sono sotto copyright di Amiat. A me risulta che siano studi che sono stati commissionati dalla città di Torino 100% ente pubblico. Amiat quando era 100% pubblico e comunque ci avete detto che ancora 51% pubblico quindi è pubblico e poi il 49 in mano a Iran che è a maggioranza pubblica. Eseguiti dall'IPLA che è un ente al 100% pubblico, non si capisce perché questa roba pagata dai cittadini non possa essere pubblica, messa su un sito web, visibile da chiunque, confutabile da chiunque, ognuno dica quello che ne pensa. Cioè questa roba che c'è un copyright per cui questa roba non deve circolare è veramente assurda. Infine, noi avremmo voluto presentare un emendamento per ridurre l'aumento più elevato, non per fare un favore alle categorie che hanno avuto l'aumento del 20%, parliamo appunto di utenze non domestiche, ma perché in questo momento, mentre uno sconto fa bene a tutti, però un aumento diventa insostenibile e può far chiudere l'azienda, per cui forse sarebbe stato meglio, secondo noi, essere più graduali e quindi magari invece che fare più 20, fare più 15 o fare più 10 per quelle categorie a prezzo di dare un po' meno sconto alle altre che diminuiscono. Avremmo voluto presentare l'emendamento, però purtroppo gli uffici non ci hanno dato i dati, per cui non possiamo avere gli studi. Abbiamo chiesto di darci il gettito di ciascuna categoria per fare i conti e presentare a noi una proposta a gettito zero, no, quello non si può avere, anche quello è nel copyright. E il meccanismo è complicato, non si riesce a fare, in sostanza noi i dati per poter presentare un emendamento a questo proposito non li abbiamo e quindi l'emendamento non lo possiamo presentare e ci dispiace molto perché di fatto il Consiglio Comunale non può intervenire su questa cosa. Non so se i colleghi del PDL hanno avuto i dati per la proposta che volevano fare loro, però voglio dire, di fatto la proposta le possibilità di intervento da parte dell'opposizione sono state fortemente limitate. Infine c'è la situazione dei mercati, che è quella forse più controversa, anche più contestata, diciamo in maniera più rumorosa. Secondo me qui ci va una riflessione generale, nel senso che in commissione da una parte gli operatori dei mercati ci hanno detto che non riescono a sopportare nessun tipo di aumento, che stanno già arrivando al limite e così via. E in effetti se uno ti dice che paga 3.000-4.000 euro l'anno per un banco da mercato che magari Grugliasco ne paga 350 o che l'intero Ocean di Venaria paga 12.000 euro, capisci che forse quei 3.000-4.000 euro non sono tanto sensati e di questi tempi veramente pensi anche che non sia tanto facile riuscire a pagarli. Però dall'altra giustamente c'è l'osservazione da parte degli uffici anche della maggioranza che i mercati comunque
comunque contribuiscono per 5 milioni a un servizio che ne costa 12, e quindi il resto è comunque già ampiamente sovvenzionato. Allora, qui bisogna capire però come stanno le cose, nel senso che se questi due dati sono entrambi veri, da una parte i mercatali non possono mettere più di 5 milioni, dall'altra il servizio non può costare meno di 12, il risultato chiudiamo i mercati perché non sono ambientalmente sostenibili, cioè l'unica conclusione logica è quella lì. Dato che io credo che i mercati siano un patrimonio importante della città, al di là poi dei posti di lavoro, eccetera, cioè di tutto quello che comporterebbe, forse bisogna capire come fare arrivare in modo che queste due cifre si avvicinino. E allora qui, di qui un'altra proposta nella nostra mozione di accompagnamento, che è quella di sperimentare forme di autogestione, forme di autogestione dei mercati, in modo che alla fine siano loro a organizzarsi e a gestirsi di proprio e quindi a dimostrare se riescono a gestire questa roba con meno costi. E l'ultima cosa, abbiamo presentato anche un emendamento alla mozione di accompagnamento della Lega, perché propone sconti che condividiamo peraltro per chi non usa i videopoker. Noi vorremmo proporre che si studino degli sconti tariff per i cosiddetti negozi leggeri, quelli che vendono solo materiale senza imballaggio con contenitori riutilizzabili, perché ci sembra assurdo che chi vende solo in questa modalità debba pagare la stessa tariff che paga chi distribuisce sacchetti, pacchi di cartone e imballaggi di ogni genere, per cui su questo ci rimettiamo anche alla buona volontà del Consiglio. Grazie. Grazie a lei. Ha chiesto di intervenire la consigliera Ambrogio. Prego, consigliera. Sì, grazie Presidente. Ma qualcuno che mi ha preceduto, qualcuno dei colleghi che mi ha preceduto ha esordito dicendo che la TARES sarà una stangata per i torinesi. Per noi invece la TARES, noi l'abbiamo detto, non la vogliamo, e per noi è un vero e proprio bidone. Per questo oggi, perché sia chiaro anche all'assessore, la TARES sarà per i torinesi un vero e proprio bidone. Grazie, perché consigliere. Devo dire, nella discussione grazie, che abbiamo affrontato... No, lo tolga, lo metta giù, per favore. Beh, non dà fastidio. No, lo so, però e non si può esporre. E perché sia più chiaro, ma...